mi disperdo nella logorrea della notte del clubbing, un mondo dalle mille facce. Tu sei un artista dalle mille facce, che possiamo dirlo. Grazie. No, è vero. C'è questa modalità di, innanzitutto, come ti è venuto in mente di entrare in un club, quindi in questo posto dove c'è musica con espressione artistica così variegata, e cosa ti ispiri? Perché anche oggi, ragazzi, fa la differenza. Non avrei mai pensato di diventare un'icona della musica techno, anche se la musica elettronica mi piace, ma la musica elettronica contemporanea, quella che si fa anche alla Scala, Stockhausen, oppure vabbè, Wendy Carlos, Klaus Nomi, che è un mio mito perché con la voce lirica ha sviluppato poi del pop elettronico quasi punk, un po' alla Nina Hagen. Quindi la mia preparazione è tutta diversa, è successo per caso. Io ho sempre frequentato le discoteche perché anche negli anni 80 la Milano da bere, bellissima, dove c'era per fortuna il Plastica, che era meno commerciale degli altri locali, con Nicola Guiducci che c'è ancora oggi. E pensate che io avevo 17 anni, mi hanno rapito dal collegio dove studiavo, perché ho studiato in collegio e ho studiato al conservatorio. Insomma, la mia preparazione è tutt'altro di quello che poi sono diventato. Mi hanno portato lì e io ho capito che il clubbing mi piaceva. C'era un sapore, Nicola Guiducci era stato anche nella Factory, era stato il compagno di Keiteri, che quindi veniva da un ambiente straordinario, creativo, cosmopolita, pop, ma già con un senso della musica che va oltre i generi, perché secondo me non è bello chiudere un DJ in un genere, perché il DJ, come qualsiasi altro artista creativo, può avere una metamorfosi sua, un cambiamento di gusto, e deve seguirla, come deve seguire ovviamente il piacere di stare in compagnia col suo pubblico. Poi è molto bella questa apertura, queste frasi che ci siamo sottolineate, cioè raggiungere uno stato di trance, uno stato alternativo senza un... Non c'è bisogno, ma non solo, roba però, per me era frustrante. Allora, le nostre discoteche a Roma, Riccione, eccetera, proponevano un prodotto artistico, scenografico di altissimo livello, e tante volte io mi sono sentito in crisi esibendomi, perché comunque ho, scusate, vi spiego un attimo qual è la mia formazione: pianoforte, diplomato in pianoforte, specializzato in tastiere barocche, desiderio di diventare regista di melodrammi, figurati, anche di, cioè Henri Purcell, quindi melodrammi da camera quasi, no? Con musica raffinatissima, eccetera. Poi però mi trovo a divertirmi un sacco nella discoteca degli anni 80 e a trovarmi tirato per i capelli, difatti non me ne è rimasto neanche uno, non è vero, ce li ho, senti. Ce li ho, no, anche qua ce li ho, non solo dietro, scusa. Controlla. Non sono mica come lui. Il principe Maurice è nato, si è trovato a lavorare in discoteca, a fare questa forma di teatro notturno come provocazione e come rivalsa nei confronti di un teatro classico che a un certo punto mi aveva rifiutato perché non avevo accettato servizie sessuali di un noto regista dell'ambiente, per cui Me Too. Ma questo Me Too, io ho detto no, e questo mi ha detto tu non lavorerai più in nessun teatro. Che me ne frega, tanto vabbè, grazie a Dio avevo le mie rendite da principe. Sei andato oltre, il teatro l'hai fatto tu. Io voglio essere del cazzo, nel senso, no, non voi, nel senso loro, dell'ambiente. Era un po' frustrante, perché io amo la musica barocca, io sono barocco, tant'è che tu non sai che assieme, cioè mentre io facevo d'estate il Cocorico e poi andavo anche all'Insomnia, io a febbraio ero l'interprete più filologico e autentico del Carnevale di Venezia, fino a diventarne il maestro di cerimonie tuttora. Quindi sono ambasciatore del Carnevale di Venezia, che è la mia dimensione meravigliosa, il trasformismo uno nessuno centomila, in questa assoluta schizofrenia che sta tra Pirandello dentro e D'Annunzio fuori, è un delirio, però ci sto dentro, me frega cazzi, e sto bene. Il discorso della discoteca è nato per caso in una festa di carnevale che ho dato quando ho riaperto il palazzo di famiglia. Mio padre era veneziano, mia madre napoletana, e a Venezia ho detto va bene, scelgo Venezia perché è una città surreale come me, poi c'è l'acqua che è il mio elemento, io sono scorpione, ho appena compiuto 60 anni da scorpione, quindi 13 novembre, e ho detto io devo stare qua, questa è la mia città, mi occorreva una città a teatro. E quindi Venezia, ho aperto la casa di famiglia che mio nonno aveva chiuso quando c'era stato il plebiscito, monarchia, repubblica, un delirio.
figlio, perché sono principe, tra virgolette, davvero, nel senso, cioè la Repubblica non gli frega niente a nessuno. Però il background è quello lì. E sapete qual è la cosa che io apprezzo di più dell'educazione che ho avuto? Che non è stata un'educazione borghese votata all'accumulo di denaro, all'ostentazione. Certo, poi sono esibizionista e ostento in altro modo, ma non i soldi che posso avere o non avere. Ostento il mio senso della libertà, il mio senso della dignità e il grande rispetto dell'amore che io ho conosciuto davvero, l'amore vero, e ho anche purtroppo perso. Tre parole fondamentali. Libertà, dignità, amore. Tutt'oggi, anche con il coro, quando io prendo il microfono e faccio le mie performance molto parroccheggianti, in realtà dico, quando finisco, per cominciare, ragazzi, spegnete i telefonini, non me ne frega cazzi che mi riprendiate. Voglio che mi ascoltiate, che urliate spingendo da sotto, proprio addirittura dal diaframma, ma anche da più sotto, per urlare forte, facendo capire che ci state a queste tre cose, la libertà, la dignità, l'amore. Lo fanno, è una cosa meravigliosa. Sono riuscito a sviluppare questa forma di teatro, ma sai chi mi ha battezzato? Il più snob dei teatranti italiani, meraviglioso, grande, Moni Evadie. Moni, che doveva esibirsi a Venezia, era un carnevale, io facevo Casanova con le lenti bianche, perché ero ancora nel trip del Cocorico, lo mettevo dappertutto. Queste lenti bianche a cosa mi sono servite? Erano la maschera vera, perché comunque io ho nel mio DNA il senso della paura di restare da solo, il fatto di dover mascherare questa sofferenza. Ho perso un fratello gemello in tenerissima età, quindi questa cosa ha scaturito e ha scatenato la figura del principe Maurice. Forse il principe Maurice non sono io, ma è mio fratello, che ne so, prima o poi farò un lavoro teatrale in cui farò tutti e due e vediamo cosa salta fuori. Ma ero lì, ho preso il battello, il vaporetto, come lo chiamano, sì, perché un tempo era a vapore, perché era il modo più veloce per arrivare in piazza San Marco da casa mia, e vedo Moni Evadie anche lui lì. Dico, maestro, che peccato che non riesco a venire. Dice, ma tu sei il principe Maurice? Sì, grazie, mi riconosce. Certo, sei molto bravo, perché se anche una persona sola delle 3.000, 5.000, 10.000 sono riuscito ad avere davanti ai miei occhi al Palazzetto del Ghiaccio qui a Roma, 80.000 persone, in un evento tecno, se anche una sola decide di venire a teatro perché tu mi hai fatto venire questa idea, è già una vittoria, perché tu col tuo teatro notturno non sapevo che cazzo facevo. Mi ha battezzato lui, e questa cosa mi piace da morire, e propongo già a questa struttura meravigliosa nella quale sono onorato di partecipare a questo torneo, di fare uno stage, un corso di teatro notturno. Cazzo. Dai, lo facciamo. Allora, Andrea, se togliere il microfono, Andrea, nel frattempo vorrei sottolineare il lavoro che fa lui, è convergente e divergente, un po' le tue esperienze principali. Allora, guarda, io parto da... Innanzitutto complimenti per il nome, bellissimo nome. Mi chiamo Andrea anche io, vabbè. Bisogna ringraziare mia madre per questo. Allora, io diciamo che l'esperienza che ho avuto col clubbing è la base del club, cioè quella che abbiamo descritto adesso, quella che Oliver Sacks chiama la neurogamia, cioè l'idea di sentirsi vicini a delle persone con la musica. E fondamentalmente è una cosa che mi ha colpito fin da ragazzo, venendo nelle discoteche romane, nei club dall'81-82, quando avevo 14-15 anni, e che poi mi ha portato a seguire tanta altra musica. E devo dire la verità che studiando la storia della musica del clubbing, diciamo la storia del clubbing è una storia giovane ma estremamente importante e che conoscono pochi. Adesso ho scritto un nuovo libro che dovrebbe uscire a maggio, in cui farò anche questo excursus, no? In cui cercherò di collegare proprio questo ragionamento dello stare assieme, della tecnica, del rapporto dell'uomo con la tecnica, dell'house, della techno, dell'elettro, di tutta una serie di generi, di come ci hanno portato a stare assieme. E studiando proprio questa storia qua, cose che già sapevo, ma che ovviamente poi uno approfondisce, mi sono reso conto che la base era sempre la stessa, era quella dello stare assieme. L'inizio del clubbing storico del 1970 è David Mancuso, è l'idea di prendere un posto per stare assieme facendo delle piccole tessere di condivisione, creare un'identità in un periodo complesso come è stato quello degli anni 70, che veniva fuori da una crisi
profonda, che era quella della Summer of Love, e trasformare quell'esigenza di rivolta e di, come dire, di combattimento verso la società anche in uno spirito di unione. E questa unione si è talmente tanto, come dire, la gente l'ha talmente tanto sentita che poi l'ha abbracciata in maniera incredibile. Due cose che volevo chiedere. Puoi ricordare, per chi non ha vissuto, com'era l'Italia, com'era Roma negli anni 80 e 90? Ragazzi, Roma degli anni 80, la moda e la musica partivano da qua. La Roma degli anni 80 era una Roma abbastanza complessa, nel senso che era una città che ha avuto dei DJ impressionanti, che ha avuto come dire, la fortuna di non avere grandi influenze, perché una delle cose fondamentali delle controculture è quella di essere scevre, no? Un pochettino dalle influenze, quindi di essere pure. E in questo senso Roma ha avuto una grande fortuna, perché appunto non è un caso che poi sono venuti fuori le prime serate, diciamo, house in Italia, sono state fatte a Roma. Gianmarco, già dici, fra poco tocca a me. Esatto. Prego, il microfono. Sì, velocemente. Io vorrei davvero un grande... ci stavi arrivando, allora facci tu, che però voglio fare applauso anch'io. No, ecco, poi abbiamo avuto la fortuna, insomma, di avere due nomi importanti, che sono Marco Trani e poi Claudio Coppolini. Conoscere, con i quali collaborare, e aggiungo solo una parentesi: c'è stato un momento in cui la politica non era così avversa al mondo della notte, vero. E c'era stata Livia Turco, che era ministro degli affari sociali, che aveva voluto una consulta ministeriale per l'ascolto ai giovani, il momento politico più bello a favore dei giovani, perché diceva: noi politici conosciamo fino a un certo punto i linguaggi e come vivono la loro gioventù i ragazzi. Vogliamo delle persone che ci aiutino a capire e a capire come, anche attraverso il minor danno, che era stata quella famosa campagna "fatti furbo, non farti male", cercare di non far morire la gente di un qualcosa che magari non conoscono e che esagerano, esasperano e quindi li porta alla morte anziché al divertimento. Per cui lui, Claudio, era nella consulta, eravamo gli unici due artisti, poi c'erano psicologi, farmacologi, scienziati, sociologi, eccetera. Ma avere due artisti così, vabbè, io, perché comunque ho sempre voluto portare questa empatia e stimolare a livello emozionale i ragazzi, e Claudio perché è sempre stato impegnato nel cercare di salvaguardare il mondo della notte dagli effetti nefasti, purtroppo, di certe cose che circolavano, per cui veramente con lui questo, e con Marco in tante serate, una musica straordinaria. Sopraffina, c'è il figlio adesso che sta portando avanti anche lui un po' come Ricci Junior la musica di Ricci, e devo dire che quella base romana è stata fondamentale, e io faccio un applauso a Roma per aver creato queste due incredibili figure. E noi ce lo prendiamo con un grande applauso di persone da ricordare. Vorrei ricordare anche Orazio Bachmann, giustamente, perché ragazzi, veramente ci manca molto. Allora, invece una piccola nota che però è importante dirla, insomma, ultimamente una battaglia che è stata fatta, una proposta che è stata accolta, è stato intitolato un giardino a Marco Trani nella sua casa a Palocco, quindi un grande ricordo. Un DJ che lo dico per chi non ha, diciamo, per quelli della mia età è stato un riferimento, perché ha tenuto talmente tanto alto lo standard del missaggio e della sensibilità musicale che anche qualsiasi tipo di musica che facevi dovevi stare appresso a quella roba. Comunque, oggi lo stesso discorso è successo poi nella scena tecno, nella scena dei rave, è sempre stata la stessa esigenza. Quello che manca oggi, quindi in parte rispondo alla domanda che hai fatto forse a Massimiliano, è il fatto che probabilmente c'è stata un po' troppa abitudine, diciamo, a determinate dinamiche, e quindi il fatto del vivere la serata è diventato un po', come dire, una componente della serata, mentre prima tu entravi nei locali e già verso le 11, 11 e mezza c'era tanta gente, poi sì, serviva il fumo perché c'era un po' sempre di vergogna per partire, però fondamentalmente c'era molta gente. Invece in realtà,
ci agganciamo al prima, agli 80, in realtà adesso diventa una componente che copre quelle due, tre ore, no? Dall'una alle tre, e che in prima invece in realtà diventa un po', come dire, una parte della serata. E per risolvere questo problema non è che ci vogliono tante possibilità, bisogna soprattutto dare spazio ai giovani, creare delle possibilità affinché loro abbiano la possibilità di organizzare le loro serate, perché la voglia di andare a ballare sarà sempre presente nelle persone, e fare in modo che loro abbiano non solo gli spazi ma anche la possibilità di raccontare la loro musica e la loro idea. Questo è importantissimo, grazie. Allora Marco, vorrei sottolineare una frase del principe, capire rispetto a quello che abbiamo detto, che si è sentito fino adesso. Sostanzialmente io credo che invece il futuro, diciamo, del clubbing, o comunque un'idea, secondo me la migliore per poter rimettere al centro le idee fondamentali del clubbing, siano proprio quelle della sparizione del DJ. Cioè nel momento in cui giustamente, come rimarcano Maru e Cerla, che ovviamente la dinamica della, come dire, dei follower, dell'immagine è centrale, è momento, secondo me, proprio di tornare indietro, di fare un passo indietro, di fare in modo che, come all'inizio del clubbing il DJ era una componente della serata, ma non era la serata, perché tu entravi in un club e tu non vedevi necessariamente il DJ, tu entravi nel club per vedere la gente, per sentire la musica, per guardare le altre persone, non girarti verso la console perché non c'è nessun concerto in quel momento, c'è semplicemente una persona che si sta impegnando per cercare di creare il giusto vibe. Quindi fondamentalmente io credo che in questo momento, storicamente, la cosa più provocatoria, più geniale da fare è quella di eliminare i palchi, eliminare le console al centro, rimettere il DJ da una parte assieme a chi fa le luci, a chi fa chi crea la situazione, fare un passo indietro e rimettere al centro la gente. Grazie. Allora, la prossima la facciamo iniziare, ma sempre alternativa, che tra l'altro va per la maggiore, no? Ormai tutti i grandi DJ comunque hanno dei pezzi che mettono quasi come condizione sine qua non. Allora, qual è la tua storia? Che tu hai una storia molto particolare, poi a una certa età hai deciso di studiare, insomma, sei uno curioso. Ti rispondo, ma prima voglio parlare di una cosa che ha detto lui prima. Vai. Perché c'è meno gente in discoteca? Ci sono due cose di cui si parla pochissimo, ma che secondo me sono importanti. Primo, nel 2003 c'erano 3 milioni di giovani in più in Italia. Primo. Cioè, e 2003. Nel 95 cioè, si fanno più figli, cioè c'è meno gente. Io ho fatto il mio dovere, poi non lo so. E i gruppi sociali che sono entrati in Italia in grandi numeri consistenti, come ad esempio le comunità cinesi, non vanno in discoteca, non ne frega niente. E la seconda cosa è che prima i numeri delle discoteche erano gonfiati, secondo me, da gente che cercava semplicemente un incontro sessuale facile. Cioè, tu se volevi trombare andavi in discoteca. Adesso vai su Tinder, cioè ho dei miei amici di 50 anni che tutte le sere c'è una che suona il campanello, cioè sì, come se fosse la pizza a domicilio, quindi, cioè una cosa impressionante. Quindi questa fetta di persone disinteressate al prodotto musicale l'abbiamo persa, secondo me. Però poi contestualmente sì, quindi se non si fa come scatta la polemica, se non si fa come il circolo degli illuminati che propone delle cose per un pubblico che ha un palato per apprezzarle, e si va male. Guarda, ti dirò una cosa, dall'alto del mio essere diversamente giovane, avendo vissuto poi il periodo fino agli 80, negli anni 90, la cosa che parte un periodo bellissimo, ma c'era all'interno del clubbing, tranne poche eccezioni, molta più cultura, molta più voglia di osare, c'erano delle contaminazioni che oggi purtroppo si sono perse. La figura, ti dico solo questa cosa, la figura per esempio del vocalist, per la quale io ho proprio un conto aperto, no? C'erano personaggi che mi perdoni principe, però che ti facevano la serata. Oggi ci sono personaggi che ti vendono la bottiglia, cioè ragazzi è completamente altra roba, no? Cioè non ti danno qualcosa in più.
Ora arriviamo a Brescia. Dico un'altra cosa, perché non parlo di me stasera, ma voglio dire una cosa che secondo me è importante. Cioè, qual è lo scopo della discoteca? Cos'è la discoteca? Se ci pensate, è un dispositivo in cui entra Tony Manero, che è il pescivendolo, il garzone del pescivendolo di Brooklyn, entra in discoteca e diventa la star della serata. Vero. C'è quello ricco che invece è uno sfigato, non lo caga nessuno. Invece le discoteche cosa hanno fatto? Per guadagnare qualcosa hanno puntato tutto sui tavoli. Io sono contento di non vedere neanche un tavolo qua dentro. Sono molto contento. E in questo modo le gerarchie del giorno si ripropongono anche la notte. Non è più democratico, Gabriele, ha detto una parola. Se tu sei sfigato di giorno, sei sfigato anche di notte. E il meccanismo che rendeva la discoteca magica è andato completamente a farsi fottere. L'hanno rotto, è un giocattolo rotto. E nel tuo caso, invece, visto che fai un genere musicale dove spesso e volentieri allora, trovi poi a suonare dove, locali dove ci sono i tavoli, che fai dei rifiuti? No, lo fai poi. No, innanzitutto, no, almeno ti chiedo. Io, cioè, domani sera suono a Vienna, per sì. Dire. In discoteche è normale, ma nella mia zona organizziamo feste in cui non ci sono tavoli. Cioè, togliamo tutto per dare allora spazio. E proprio per evitare questi problemi. Di gente che non si sente adeguata e non si diverte. L'ultima cosa, abbiamo parlato prima del modo diverso di fare promozione, il modo diverso di fare marketing. Oggi c'è questo marketing 2.0, quindi un DJ deve avere un social media manager dietro, deve avere un manager, insomma una serie di persone. Quanto è importante per lavorare? Ah, ti dico, io ho fatto sempre pochissime serate in Italia e adesso che ho iniziato, mi è andato a girare qualcosa, prima su TikTok, poi su Instagram e anche addirittura su Facebook, mi stanno chiamando. Io sono a Roma oggi e suono qui, anche perché i miei video sono passati. E questo a prescindere da tutto quello che ho fatto nella mia carriera, dai dischi che ho venduto, da quanto bravo sono come DJ o quanto non bravo sono come DJ, non conta niente. Vieni chiamato in quanto hai, non dico i follower, ma hai qualcosa di virale, qualcosa che ti fa conoscere. Credo che non sia una cosa adatta a tutti. Non però beh, di dirlo, che tu lo dica, è una cosa assolutamente, credo, importante. Un dato di fatto. Sì, un dato di fatto che dobbiamo semplicemente accettare, perché esatto. Il mondo è questo oggi, non è che possiamo... Principe, un attimo, che voleva... Perché lui in realtà... Allora, lo chiamo perché è bello, possiamo dire. Sì. Esatto. Più che altro perché sono unico e l'originalità paga... Ma lo dico con dispiacere che sono unico, infatti io veramente spingo il fatto di poter trasmettere questo mio know-how, questa forma originale di fare un teatro virato al mondo della notte, che dà un senso e uno spessore al mondo della notte, perché la notte è da sempre magia, è da sempre comunque tribù. È vero che c'è stato il momento edonistico degli anni 80, di cui ho fatto parte, essendo un esibizionista folle, ancora inconsapevole del fatto che questo esibizionismo poteva essere usato per fare spettacolo. Chiunque fa spettacolo è esibizionista, si esibisce e gli piace che la gente lo guardi. Ma negli anni 90 la cosa bella è stata che c'era una tribù, era tutto un corpo e un'anima sola che si muoveva con una empatia meravigliosa, indotta dalle sostanze, non indotta, indotta dal discorso del BPM, che giustamente è stato sottolineato, ed è vero, perché esiste proprio un potere del ritmo e della musica che è un potere che senza droga ti può veramente far andare in estasi vera, se poi ci aggiungi una scenografia, delle immagini, eccetera. Il discorso del vocalist all'inizio era un qualcosa che accompagnava, adesso è diventato una cosa che io veramente, proprio quando mi chiamano vocalist, mi offendo. Quindi io ti denunzio, perché mi hai chiamato. Mi autodenunzio. Sai perché? Perché un tempo c'erano dei racconti, ad esempio quello che ho amato di Franchino, con cui ho avuto anche dei contrasti però all'insonnia, è che lui aveva questo stile delle fiabe allucinate. Quelli che dicono su quelle cazzo di mani, giù quelle cazzo, a me fanno cagare. Piuttosto posso chiedere, per sentirmi in contatto col pubblico, come ho detto prima, di urlare al mio tre per la libertà, la dignità e l'amore, insieme spingendo da dentro. Proprio, allora quello sì. Poi quando c'è memorabilia ci sono i brani, le hit straordinarie di quegli anni.
posso anche fare dei cori, io ci ho cantato, ho anche cantato lirica. La mia ultima produzione, che fa parte, è la colonna sonora fatta con i Datura, la colonna sonora del docufilm che è stato fatto su di me, Principe Maurice Tribute, tutti pensavano che fossi morto, io siccome cominciavano a passare, no, è stata una cosa troppo divertente, perché ho detto, signori, mi sto toccando così tante volte che ci ho ripreso gusto, per favore smettetela perché non voglio, per cui c'è questa cosa, ed è la passacalli della vita di Stefano Landi, seconda metà del Cinquecento, sulla scia del Carpe Diem, dove si parla di morte, però su una musica rinascimentale in versione DM. A me piacciono queste contaminazioni, a me piace portare queste cose. Vengo anch'io però da un background non punk ma dark, e quella new wave, quella musica elettronica partendo dai Kraftwerk, ma anche prima da Wendy Carlos, cioè queste contaminazioni. Secondo me il messaggio originale, musicale, e il fatto di far partecipe le persone vale più dei followers. Io ho meno di 10.000 followers, però lavoro lo stesso, perché comunque ormai più di 30 anni, quasi 35, anch'io come Purple Brain, che mi è venuto in mente del Prince, che voglio ringraziare perché sono stato invitato da loro, quindi grazie Purple Brain di avermi portato qui, perché io non sapevo di questa cosa che è meravigliosa. Circolo degli Illuminati, un mio antenato è stato addirittura massone, quindi figurati, questa illuminazione che non deve essere virata in questa cosa così esoterica e strana. L'illuminazione è portare luce nei propri cuori, nei cuori degli altri, con dei messaggi belli, positivi, e far star bene le persone che escono per stare bene, per divertirsi, per sfagarsi. Questo è il nostro compito, dei DJ soprattutto. Io non farei DJ neanche se mi pagassero quello che già mi pagano molto, il doppio di quello che mi pagano. Ma perché la discoteca, che adesso è obsoleto chiamarla così, però la musica è protagonista, i veri sacerdoti di questi riti sono loro che mettono la musica. La musica è l'arte più suggestiva che ci sia. Noi, vocalist, basta, performer, forse, ragazze e ragazzi belli che comunque accompagnano e stimolano gli altri a ballare, siamo delle ciliegine sulla torta. La torta è musica innanzitutto, luogo, la gente che arriva nel mood in cui arriva, e poi noi siamo la ciliegina, io sono la ciliegina del Perfetto, allora se mi passa il microfono la ciliegina Andrea, io vorrei dire ancora una cosa, e poi dopo... Allora, io volevo in una direzione simile, uguale a quella che c'era a New York e a Chicago in quel periodo, anche perché noi quando abbiamo iniziato a creare insomma questa situazione, cioè venivamo fuori da un periodo molto difficile che stava attraversando questa città, che erano gli anni di piombo, si cominciava a parlare di AIDS, e quindi noi che vivevamo sempre per strada, nelle piazze, improvvisamente ci siamo ritrovati che Roma era blindata, cioè non potevi camminare per strada, che se ti fermavano magari cioè ti mettevano pure le mani addosso molto spesso, e i locali si erano svuotati, molti locali famosi in quel periodo non esistevano più. E quindi diciamo che l'house music ha ricreato quello che si era perso, cioè quello che c'era un tempo, quando c'era la disco e la dance, cioè questo modo di stare insieme e di viversi la notte in un certo modo. Quindi l'house music... Quale modo? Cerchiamo di dare un senso alle parole. Una condivisione però, devo dire, più ampia, perché comunque se parliamo dei locali negli anni Ottanta erano molto destinati a un'elite che non era poi quella che poi c'era con l'house music, che comunque prendeva a braccia tanti tipi di persone, che non era solo un'elite, ma era anche gente di strada, di borgata, e non creavi distinzioni. Mi permetti una cosa, il leitmotiv, che è una parola che dicono quelli bravi, quindi tanto consentite, ma no, in realtà era più che altro l'educazione di stare all'interno del locale. Esattamente. Cioè, non era importante chi eri, cosa faceva, la tua classe sociale, se avevi la carta American Express bianca, nera, gialla, verde o di qualunque colore. L'importante è che venivi, ti divertivi, ti sapevi divertire e rispettavi le altre persone. Ma questo era con l'house music. Esatto. Perché fino a che... Molto, era democratica, una musica esatto, democratica. Esatto, era, diciamo... I locali erano, diciamo, nei primi anni Ottanta era
più destinata a un'elite, quindi è molto destinata a chi eri, e poche persone, diciamo, che non facevano parte, non entravano. E, quindi il fatto che non c'era più distinzione tra etero, gay, trans, cioè era proprio tutta una situazione che si basava sulle persone, cioè su come si comportavano, ma non su chi fossero poi. E come dovrebbe essere, lo possiamo dire. Guarda, che effetto ti fa ricordare quel periodo, quel locale che avete creato di cui ancora si parla? No, guarda, l'effetto è... perché io ho perso tanti amici in quel periodo, quindi per me è sempre un dolore. Bello, cioè una... immagino. Bello in un modo, ma anche molto pesante in un altro, perché grazie. Comunque mi riporta a tante situazioni di aggregazione, di bellezza che ci siamo vissuti in quel periodo. Grazie. Vorrei iniziare.